Continuiamo ad ammirare queste fantastiche prelibatezze. Io ho strappato il microfono a Lino perché insomma le volevo provare anche io, però invece faremo una cosa dopo la prova, ma prima c'è una importante premiazione con il presidente della municipalità Roberto Marino e ovviamente con Armando Scaturchio che ha realizzato queste prelibatezze. Le prelibatezze qui sono i famosi presidenziali, un cioccolatino a rum, e io non ho il potere di essere un grande cioccolatiere, ma la mia fortuna è che i miei avi erano dei grandi cioccolatieri, e questa è un'invenzione che ha quasi 100 anni, questo medaglione di cioccolato a rum, e serve per voi sulle tavole. Armando Scaturchio vi offre stasera il presidenziale. E allora liberiamo le mani, così procediamo, assolutamente. Perfetto. Presidente, allora. Ma io sono ovviamente contento e onorato di consegnare questo riconoscimento al professore, al maestro Armando Scaturchio, che è una istituzione per la città di Napoli e, consentitemelo, anche per la seconda municipalità che io umilmente cerco di presiedere, perché tu hai un'attività storica in una strada storica e rappresentativa del nostro territorio, via Porta Medina alla Pigna Secca. Tu con la tua arte pasticcera in effetti hai reso famosa, diciamo gustosa, va, la città di Napoli, ma non solo, anche non oltre. Non solo l'interno, ma anche l'esterno. Anche l'esterno, bravo. E quindi per me è veramente un grande piacere riconoscerti e devo dire anche per il tuo impegno, che forse molti non sanno, nel campo del sociale, perché tu sei molto attivo e molto operativo con le tue iniziative di volontariato, soprattutto in favore dei ragazzi un po' più disagiati. Quindi diciamo che Armando Scaturchio, maestro di arte pasticcera, ma anche un esempio di vita, quindi complimenti. La ringrazio. Ecco qui, targa. Facciamola vedere, eccolo qui, la mostriamo. Sono emozionato. E allora, grazie a... La verità nel sociale è importante, ragazzi, oggi è importante vedere negli occhi di questi ragazzi quelle lacrime, ma non solo negative, sono lacrime che noi diamo di positività, ed è una cosa fantastica. E allora danno qualcosa dentro, un'emozione che non ha limite. Un grande brivido. Leggiamo anche, ecco, che cosa gli organizzatori. Allora, Armando Scaturchio in segno di riconoscimento per la dolce arte in cui è maestro e per la sua indissolubile legame al territorio. Un nome che a Napoli direbbe già tutto, ma Armando ci mette tanta farina del suo sacco, con grande talento, passione e l'allegria che da sempre l'accompagna. Ingredienti perfetti per un presidenziale davvero mago della pasticceria napoletana. Ancora un applauso per Armando. Grazie a tutti. Un bel momento che, come sempre, noi lo concluderemo andando ad assaggiare. Andiamo ad assaggiare il suo dolcino, va. Buona serata.